Grazie. Consigliere Tucci. Buonasera a tutti, sindaco, giunta, consiglieri. Allora, alcuni commenti, una piccola nota di merito, alcune note di demerito a mio giudizio. Una piccola nota di merito che ho apprezzato è la parola felicità, che secondo me è importante, può sembrare di forma, speriamo sia anche di sostanza, cura della felicità delle persone e della loro così, vita nella comunità. Alcune note di demerito. Nella sezione giovani mi sento chiamato in causa, quindi sì, rappresento anche i giovani di Muggia. È da dire che io rappresento una fascia di popolazione che ormai è mentalmente più a Trieste che a Muggia, e quindi sicuramente non posso rappresentare le giovanissime generazioni. Però sicuramente c'è una fascia di giovani delle scuole elementari, medie, che meriterebbero l'ascolto. Volevo dire che nel testo. Sì, vedo citata il termine forum consulte, ma non viene citata uno strumento già presente, però purtroppo inattivo da 2 anni, che riguarda la nuova consulta Giovani Comune di Muggia, un gruppo Facebook in cui sono stato inserito tempo addietro, ma che non è stato più riattivato. Tenete in considerazione perché c'è uno strumento con quasi 300 membri di giovani, ex giovani, comunque persone della fascia d'età da considerare. E questo perché faccio presente? Perché sono un po' scettico sulla ipotesi di consiglio comunale dei giovani. Ora, noi sappiamo che le nostre sedute sono anche abbastanza burocratiche, eviterei di fare un formato eccessivamente burocratico, burocratese per le sedute. Immagino che venga immaginato, calibrato per dei giovani, però qui ho anche un'altra osservazione. Non dimentichiamoci che i giovani di Muggia, come dicevo in premessa, sono principalmente una fascia d'età molto giovane. Questo non ci impedisce di pensare che ci sono dei ragazzini già giovani alle medie che già hanno un occhio sulla città. Però sicuramente io immagino che, data un po' l'insuccesso della nuova consulta giovani, che non è attiva più, così, secondo me c'è un attimo da riflettere questo. Io ve lo testimonio. E dei giovani che si possono interessare di politica sono della mia fascia, ma ahimè è una fascia molto residua. E quindi io sono scettico su questa misura della dicitura, forse anche proprio di consiglio comunale dei giovani. Adotterei un'altra formula, un altro formato, ma ne parleremo a disposizione su questa discussione, anche per essere tramite, e che lo sono già, tra amministrazione e giovani. Poi un commento sulla sezione istruzione e cultura. Troppe poche righe. Detto ciò, è chiaro che è un documento programmatico e non chiediamo aspetti tecnici e specificità, però davvero istruzione e cultura che io le legherei assieme, non le metterei in due capitoli diversi, ma le legherei assieme. E nel capitolo istruzione non si cita l'istruzione non classica, non tradizionale, non frontale. Ecco, su questo c'è da fare un discorso sinergico insieme, come già si diceva, anche eventualmente con ricreatori, altri soggetti, però non è stato richiamato in questa sezione, questo lo faccio presente. E pillola sullo sport e poi vado a chiudere. E certo, le strutture sportive a Muggia si considerano sufficienti, è stato sollecitato che però sono in stato fatiscente. Vi segnalo che c'è un'attenzione da parte delle società per anche il completamento, anzi il completamento, la realizzazione in realtà, perché la realizzazione della nuova pista di atletica nello stadio Zaccaria. Terremo d'occhio la situazione ed eventualmente, parlo personalmente, solleciterò in caso con eventuali anche interrogazioni. Ultima chiusa. Salvo fatto alcuni commenti che condivido della consigliera Tarlao, mi rendo conto che la questione del raddoppio della galleria è problematico. Ma è chiaro che se si può pensare di immaginare un percorso del Mandracchio più in sicurezza di come è adesso, perché lo stato attuale io non considero sufficiente il livello di sicurezza di attraversamento pedonale della zona del Mandracchio, in particolare nel restringimento della zona delle mura, dell'arco, un ragionamento va fatto. Su questo io mi sono anche esposto in campagna elettorale,
sulle grandi opere mi vedrete con una, personalmente come consigliere, con una disposizione aperta. Io stesso auspico che si completi il più presto possibile il completamento da San Rocco al Molotti. Se i soldi arriveranno per congiuntura politica, pazienza che non sono arrivati prima, ma ben venga. E sulla questione ingresso Muggia, d'accordo, perché l'ingresso Muggia ancora non è all'altezza delle aspettative, e sapete, e l'ho già detto in campagna elettorale, l'attenzione su Mulo Balotta. Pensiamoci assieme, ma pensiamoci in modo costruttivo. Chiudo sul discorso dei rifiuti. Guardate, io penso che le città nel prossimo futuro cambieranno su due fronti. Uno che riguarda la mobilità, l'abbiamo già detto, mobilità interna al comune, con dei trasporti, guardate l'esempio di Firenze, trasporti autobus piccoli elettrici pubblici frequenti, ma dall'altro anche del sistema dei rifiuti. Io sono orgoglioso di vivere in una città, una delle città che ha scelto di sposare la raccolta porta a porta. Siamo consapevoli e abbiamo raccolto le istanze che ci sono delle problematiche relative al centro storico, su questo punto do ragione all'osservazione, ma che non si torna indietro sul porta a porta. Io mi opporrò, perché il sistema porta a porta, che funziona in periferia e comunque funziona in gran parte del territorio comunale, va sicuramente tenuto d'occhio. La NET va assolutamente sorvegliata, perché ci sono delle inefficienze e delle inadempienze della NET che vanno monitorate, questo è anche compito della giunta e degli assessori competenti, ma che non si torni indietro. Perché se io ero orgoglioso nelle uscite pubbliche, dove ho avuto modo di parlare, di una cosa di Muggia, è che la precedente amministrazione ha avuto il coraggio anche politico, e forse l'ha pagato purtroppo, ma alla fine il coraggio politico di passare a un sistema di porta a porta che incentiva il singolo cittadino a differenziare a casa. E qui ho concluso, perché penso di essere stato nei minuti. Comunque vi ringrazio. Grazie. Consigliere Vic.